3.600 persone che cercano lavoro, ecco, aumenta qualche volta anche la microcriminalità e c'è il rischio appunto. Qual è il primo pensiero che mi viene in mente, soprattutto rispetto alle regole? Innanzitutto il fatto che il fenomeno delle migrazioni è un fenomeno globale che interroga tutti i paesi occidentali avanzati e non può essere fornita una lettura localistica, pur essendo doveroso prestare attenzione alle istanze delle comunità, delle città, dei territori più interessati. In secondo luogo, la dimensione del fenomeno interroga ormai tutte le istituzioni e tutta la società e interroga anche la giurisdizione. La magistratura, gli uffici giudiziari svolgono un ruolo decisivo sulla protezione internazionale e il diritto di asilo e noi stiamo lavorando affinché questa risposta sia sempre più specializzata, attenta, tempestiva, perché da una corretta risposta alle istanze di protezione e di riconoscimento del diritto di asilo dipende anche il tasso di sicurezza delle comunità. Il capo della Polizia Gabrielli dice che l'Italia sta facendo tanto, però non tutti possono venire in Italia. Mi sembra una considerazione assolutamente condivisibile. Il dovere di solidarietà europeo è stato molte volte sottolineato dalle autorità istituzionali italiane e dobbiamo insistere molto. Il nostro paese non può essere lasciato solo. Dice la Brescia che tra un po' farà gli onori di casa, e gli altri istituti tecnici di Avezzano, da Serpieri, Galileo Galilei, liceo classico, liceo scientifico, istituto d'arte, anche il istituto ragionieri e poi anche l'istituto tecnico per il turismo Arco di Italia Corso. Diciamo, andiamo velocemente. Io, prima cosa, ancora, la prima cosa a dire è ringraziare le autorità, le forze di polizia che hanno accolto immediatamente il nostro invito e sono presenti e che io saluto tutti in maniera indistinta perché ho troppo paura, in particolare la questione terribile, che potrebbe, diciamo, punirmi in qualche modo se dovessi dimenticarmi qualcosa. Quindi ovviamente i rappresentanti degli enti locali, dalla regione, dal consigliere regionale, dai carabinieri, ai presidenti della montagna, ai sindaci che sono presenti, ai rappresentanti del comune di Avezzano, insomma siete davvero tanti, anche qui rischierei di lasciarmi fuori qualcuno. In particolare un ringraziamento ai ragazzi che sono qui la stamattina alle 9 e che hanno lavorato in questi tre mesi su questo argomento sull'immigrazione. Mi dispiace che non abbiate potuto vedere il lavoro che abbiamo svolto, le ricerche, il questionario, il sondaggio è stato ampiamente pubblicizzato dal centro questa mattina, ma il lavoro che hanno svolto e anche diciamo, le presentazioni teatrali, statistiche, il modo in cui hanno discusso di immigrazione mi ha veramente aperto il cuore e mi ha fatto capire che c'è speranza nel nostro futuro. In particolare BTT Arcoli che ha intervistato e andato a trovare alcuni ragazzi, proprio coetanei, i ragazzi dell'Arcoli sono andati a trovare questi profughi che sono dei ragazzi africani che sono ospitati qui ad Avezzano, li hanno portati qui, li hanno intervistati e hanno condiviso con loro quella che è stata la loro esperienza. Un momento davvero molto importante. Però anche su questo forse sto rubando un po' la scena al rappresentante della scuola, la professoressa. Allora passo immediatamente la parola alla preside del liceo statale Benedetto Croce di Avezzano, la professoressa Rossella Rodolino. Buonasera a tutti, il mio ringraziamento intervenuti e il benvenuto agli ospiti e sicuramente che ci onorano
nostro vanto, quindi per la scuola, per l'incendio di Sano, cogliere al volo queste occasioni. Occasioni che danno dimostrazione di come la scuola e i ragazzi possano essere sensibili a queste tematiche. Lo abbiamo visto bene stamattina con una vasta platea di alunni e di docenti che si sono adoperati per far capire e comprendere la tematica così pesante e attuale dell'immigrazione. Tutti i nostri ragazzi hanno lavorato facendo dei lavori sia in modo multimediale, ma anche delle performance teatrali, dei canti e interviste, come diceva prima l'altro del Ruscio, e siamo veramente contenti, perché la scuola ha questa vocazione dell'inclusione, ma non solo inclusione, proprio integrazione. Dobbiamo educare i nostri ragazzi, i nostri giovani a prendere per mano il compagno e prendere dall'immigrato non solo quello che ci porta, ma integrarlo e interagire con esso. È una ricchezza per tutti. Mi ha colpito in particolare stamattina una frase di un termine di un lavoro che diceva: noi siamo tutti come dei fiori del campo, quindi siamo tutti insieme e tutti insieme siamo belli e stiamo bene. È stata una cosa che mi ha toccato particolarmente. La scuola si occupa di inclusione dalla fine degli anni 90, quindi c'è sempre stata la tendenza e l'aspirazione di includere tutti i ragazzi, quindi ci sono sempre state iniziative di aiuto per i ragazzi che hanno italiani nelle scuole, c'è l'obbligo per tutti i ragazzi, come ho detto anche stamattina, anche i ragazzi stranieri, di frequentare la nostra scuola. La scuola italiana abbraccia e offre aiuto a tutti. Quindi l'integrazione e l'inclusione deve essere uno dei nostri scopi, è l'educazione alla cittadinanza attiva. Quindi ben vengano queste iniziative. Io ringrazio tutti di essere intervenuti e passo la parola agli spettatori. Non è finita la giornata con il questionario, c'è stato poi il scioscientifico che in due modi diversi ha contribuito alla giornata. Classe ha deciso di drammatizzare il momento del viaggio dei ragazzi. I ragazzi hanno cantato, prodotto delle canzoni, delle musiche veramente affascinanti e hanno recitato. L'altro gruppo invece ha voluto studiare e approfondire il discorso del lavoro nero, dando delle definizioni, quelle di massima, ma cercando di capire quali sono, di sviscerare il problema e cercare di capire quali sono le criticità e le forze di questa questione. Poi c'è anche stata c'è stato il tecnico di Tagliacozzo, il turistico, che ha ospitato qui sul palco ragazzi che attualmente, grazie all'associazione, vengono ospitati qui a Arezzano e hanno praticamente intervistato davanti a noi questi ragazzi che molto con difficoltà, grandi difficoltà linguistiche ovviamente, però molto sentitamente hanno risposto ad ogni loro domanda, anche in particolare quelle che riguardano per esempio i sentimenti che hanno provato e i contrasti che hanno sentito e i disagi che hanno provato quando sono venuti qui, quando hanno messo in Italia. A tutti voi, tanto scusiamo, l'acustica non è delle migliori, ma non è un problema di amplificazione, è un problema di, credo, immagino, insomma, di architettura di questa sala. E effettivamente c'è un po' di problema quando l'abbiamo scelta, ma volevamo che questo incontro fosse in una scuola, non solo con le scuole. Arezzano ha a disposizione anche altri luoghi, ma è stato questo il luogo in cui questa mattina, come diceva chi mi ha preceduto, si sono alternate
le classi per presentare il loro lavoro, e pensiamo, abbiamo pensato che il tema della scuola, dell'istruzione, fosse non solo uno dei temi centrali per discutere di fenomeno migratorio, di immigrazione, ma fosse anche il simbolo. Quello che vorrò dire in questa mia breve introduzione è sostanzialmente questo: tutto gira intorno alla conoscenza, deficit di conoscenza e sfida della conoscenza. Però intanto grazie davvero a tutti voi, grazie agli ospiti, grazie al vicepresidente Giovanni Nennini, al prefetto Gabrielli, a Monsignor Pietro Santoro, il nostro vescovo, tanto per aver accettato l'amicizia, per aver accettato l'invito, per l'amicizia, e credo che le cose siano collegate, quindi davvero sono loro grato, ma credo di aver colto anche un interesse non solo nel raccontare quello che per le diverse competenze, per i diversi ambiti ognuno fa, rappresenta su questo tema della migrazione, ma anche credo ad ascoltare, a raccogliere l'invito a vedere che cosa gli studenti dicevano e dicono su questo tema. E quindi grazie davvero agli studenti, l'ho detto prima, ai docenti. Quando abbiamo lanciato questa idea, Lorenzo, insieme a Vincenzo Rea, è terribile, perché gli proponi un'idea e lui la moltiplica per 10. Per cui l'idea iniziale era effettivamente di fare un incontro e un convegno, si è trasformato in un lavoro di settimane fatto dagli studenti e dai docenti, un lavoro complesso, articolato, diversificato sulle diverse scuole di Avezzano, che effettivamente era inaspettato all'inizio e che ha reso l'idea iniziale di questo incontro una cosa molto più ricca. Quando mi è stato chiesto l'intervento, a mia volta mi sono chiesto qual è il taglio che tu, vescovo, puoi dare ad un convegno che ha avuto un retroterra di impegno dei ragazzi, dei giovani, ad un convegno che affronta tematiche straordinarie, urgenti, impellenti. E mi sono detto, non esiste la tematica dell'immigrazione, esistono persone, esistono immigrati, esistono profughi, esistono persone. E quindi l'unico linguaggio che credo di assumere questa sera è il linguaggio della testimonianza, di chiesa, di un vescovo che è un credente e che sulla frontiera dell'immigrazione in questo momento sta giocando anche una sua partita personale, e lo sta giocando con il Papa, lo sta giocando con i sacerdoti, lo sta giocando anche con il popolo che Dio mi ha affidato. Non sarà un'omelia la mia, anche se potrà sembrare un'omelia, va bene? Anche perché normalmente quando parlo cito sempre il mio datore di lavoro. Quindi non. Poi ovviamente la presenza dell'onorevole Legnini, del prefetto Gabrielli, ovviamente vi permetterà di entrare in dimensioni più facili, e soprattutto li ringrazio perché la loro presenza, la presenza di amministratori, di borse di ordine, eccetera, è una presenza non di tipo formale, ma una presenza di persone che oggi sono dentro le contraddizioni più vive della nostra storia e della storia del nostro paese, al di là e al di fuori, e dentro i ruoli che assumono.